In collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia. Bentornati in cucina con lo chef, un cordiale saluto da Gigi Di Simio, sempre qui dai nostri studi di Guglionesi. È tornato a trovarci oggi, in questo martedì, puntata numero 135, il giovane nostro amico Armando Scalella. Ciao Armando. Ciao Gigi. Come stai? Tutto bene. Tutto bene? Tutto bene. Tu come stai? Io bene. Ti volevo dire, cosa ti hanno detto, perché tu, lo ricordiamo, tu stai tornando ad In Cucina con lo Chef. Sì. Dopo una prima esperienza, diciamo, di qualche mese fa, sì, sei tornato e con delle proposte nuove. Chi ti ha visto? Sì. Hai già ricevuto delle testimonianze o...? Ci sono state molte persone che sono state curiose, incuriosite un po' dalle ricette, dalle tecniche, che hanno voluto un po' approfondire. Perché vi ricordiamo che Armando, prima di tutto, è esperto nella famosa arte bianca. Sì, e Gigi, mi avevi detto, prima di cominciare, Gigi, appena cominciamo la puntata io mi bevo un caffè, per cui io direi... Assolutamente sì. ...che se tu vuoi prepararti il caffè, va benissimo. Assolutamente e, sì. Ti volevo dire, oggi, in questo martedì, hai pensato a un qualcosa di, come si può dire, facilmente anche riproponibile, preparabile a casa, vero? Assolutamente sì. Quindi io leggo il titolo: focaccia croccante farcita. Allora Armando, sì, fin quando siamo a focaccia croccante, va bene, più o meno abbiamo capito di che cosa si tratta. Diciamo, la curiosità nasce sulla farcitura, perché la farcitura può essere varia, mista, cioè poi ognuno ci mette del suo, quindi noi non lo sveliamo adesso, perché tu hai già predisposto qui sul banco gli ingredienti base, immagino, per preparare la tua focaccia. L'impasto della pizza, sì. Vedo anche che hai messo a bollire un padellino, sì, con un po' d'acqua. Un padellino con un po' d'acqua per rigenerare la salsa cheddar che ho preparato per la farcitura. Eh sì, perché tra gli ingredienti, salsa cheddar, sì, spiegaci un po', diciamo solo questo. Cheddar, che cos'è il cheddar? Allora, il cheddar è un formaggio che viene utilizzato maggiormente in America, è molto utilizzato per, diciamo, il cibo dello street food, perché ha un sapore molto più forte e deciso come formaggio, soprattutto per gli abbinamenti con la carne, come l'hamburger ad esempio. Per il caffè, perché la cosa si fa interessante, io ho capito probabilmente, è quel formaggio che ha anche un colore intenso, che lo vedi negli hamburger, nelle preparazioni. Ha un colore tendente comunque sull'arancione. Sull'arancio, bravo. Sull'arancione. E quindi, nella farcitura di questa focaccia croccante di oggi, nella farcitura ci sarà anche questo formaggio USA. Non è solo il formaggio, no, lo so, è un po' una salsa modificata. Quindi questa cosa, quest'acqua, ti serve? Mi servirà per rigenerare il mio. Va bene, elencaci gli ingredienti velocemente e poi, sì, e puoi già partire con la preparazione. Allora, per quanto riguarda l'impasto, utilizzerò una tecnica che comunque potrebbe essere molto comoda per le persone che lavorano da casa, senza l'utilizzo di impastatrici o altro, utilizzando la tecnica del senza impasto, cioè senza impastare. Seguite bene Armando, andando, perché è interessante. Andando a sfruttare l'azione che fanno i lieviti all'interno dell'impasto, il meccanismo che va poi a portare avanti i processi enzimatici in una maniera più veloce. Qui emerge tutta la tua conoscenza, Armando è giovanissimo, io ero la sua età, a 23 anni, però a 23 anni ha già una preparazione di base, una conoscenza che gli consente appunto di essere, come posso dire, potersi definire maestro in arte bianca. E poi tu sei anche chef, perché prepari anche, e in questi giorni assolutamente stai, sì, dimostrando, e ce lo dimostrerai perché tornerai a trovarci. Assolutamente sì. Ecco. Io ho utilizzato un'acqua a temperatura ambiente, la sono andato a mettere nella boule, vado a sciogliere il lievito all'interno. Lievito di birra? Lievito di birra. Normale.
Nel caso del lievito madre posso anche sciogliere il lievito madre che sia pasta solida o liquido? Acqua tiepida e lievito di birra. Lievito, Armando, noi veniamo da 2 mesi e mezzo, 3 mesi dove il lievito era introvabile, vero? Assolutamente sì, c'è stato un piccolo problema. Ora sto aggiungendo anche il sale. Perché diciamo che nei 3 mesi scorsi sono aumentati gli esperti casalinghi in arte bianca. Tante persone sono dedicate a preparare, giustamente, avendo tempo a disposizione ed essendo costretti a rimanere in casa, uomini e donne si sono dedicati alla preparazione di prodotti prevalentemente da forno. Sì. Beh, è stata anche una cosa buona, positiva, che ha diciamo portato a conoscere e a sperimentare molte tecniche di cucina e di panificazione. Sì, sì, sì. Poi soprattutto ha aiutato le persone a passare il tempo. Anche assolutamente. Con risultati, devo dire, per quello che ho potuto vedere io sui social, anche diciamo molto positivi. Quindi, assolutamente sì. Quindi la scuola è servita, insomma, il tempo in cui ci si è dedicati ha prodotto cose buone. Sì, assolutamente sì. Quanto riguarda, adesso hai inserito la farina? Allora, ho sciolto il lievito, ho aggiunto il sale, ho sciolto anche il sale, ho aggiunto l'olio e infine vado ad aggiungere tutta la farina. Vado a formare un piccolo impasto. Farina integrale stai adoperando? Sto utilizzando una farina tipo zero, farina tipo zero di 300 di W, una farina comunque medio-forte che appunto è ottima per fare impasti molto idratati. Senti Armando, la dose che stai preparando tu per quante persone? Questa qui è una dose che io sto facendo per una teglia, quindi per 4 persone. Ah, quindi per 4 persone. Comunque gli ingredienti precisi, con i grammi e tutto, durante la sigla la trovate, noi la mandiamo in onda e quindi potete riprendere tranquillamente i dosaggi precisi che Armando ci ha proposto, ci sta proponendo. Una volta fatto l'impasto, io lo vado a chiudere con la pellicola. Come si può anche vedere, l'impasto è rimasto grezzo, sì. Non ho formato la maglia. Lo vado a chiudere con la pellicola in maniera tale da non far entrare l'ossigeno all'interno. Deve essere proprio sigillato ormai. Assolutamente sì. E lo lascio lievitare a temperatura ambiente che si aggiri intorno ai 21 gradi, 22 gradi, almeno per 4 ore. Quindi 4 ore. E dopodiché andrò a dare delle... Quando vieni tu presenti sempre, insomma, tante cose dove c'è la fase di lievitazione che necessita di tanto tempo. Noi tanto tempo non ne abbiamo, per cui ci avvantaggiamo. Che cosa hai fatto tu? Faccio subito vedere, intanto mi preparo la semola per la stesura. Io mi sono già preparato il mio panetto. Praticamente questo panetto è il risultato di 4 ore di lievitazione. Esattamente, 4 ore di lievitazione con una piccola piega di rinforzo che si vede anche dagli altri video scorsi che ho fatto vedere. Sì, beh, ci ricordiamo che tu l'altra volta sei stato da noi, ci hai preparato il panettone, ci hai preparato la colomba, la pizza in pala, cioè diverse cose. Allora, come si può vedere, l'impasto... Devi togliere quella lì, la devi spostare perché impalla, anche bravissimo, così... E l'impasto da che era grezzo, con diciamo poco malneaggio, si è riuscito ad ottenere appunto un prodotto ha lievitato 4 ore. Esattamente. E questo è il risultato. Allora, io vado con la stesura. Questa è farina di semola che ti serve per la stesura, lavorare bene diciamo la pasta. Allora, intanto mi sono preparato una teglia precedentemente oleata con olio di semi. Allora, una piccola cosa per le casalinghe: la teglietta, se la dovete comprare, guardate bene le misure. Questa è una 30x20 e quindi per ottenere poi il volume giusto della pasta. Armando, consegni. Sì. Secondo me tu hai detto io sto preparando per 4 persone, ma penso che una teglietta di pizza così, se si arriva a casa con un po' di fame, ce ne vogliono 4 di tegliette, diciamo in una famiglia di 4 persone, vero? Assolutamente. Però è un po' diciamo che tu adesso la dose è per 4 persone, immagino che ritaglierai una quantità di pasta
per, che va bene, che entra nella teglietta. Assolutamente. Perché sennò, altrimenti, non credo che ci vada tutta quella lì. Allora, la mia stesura è andata abbastanza delicatamente, senza rovinare la struttura della pasta, perché mi deve gonfiare e darmi il volume giusto per poterla farcire all'interno. Ah, quindi la metti tutta così, non devi tagliare. No, assolutamente sì. Ho capito, perché a te serve doppia in quanto dovrai farcirla. Esattamente. Eccola qui. L'ho portata, diciamo, sull'avambraccio, sul polso del braccio, l'ho scrollata dalla semola e me la posiziono all'interno della mia teglia. Falla vedere bene alle telecamere. Assolutamente. Metti così, bravissimo. E quindi adesso cosa succede? Adesso, visto che è una focaccia, la andrò a condire solo ed esclusivamente con dell'olio sopra, per far sì che non mi si cucini e mi si secchi troppo, dandomi più un prodotto tipo il pane, e quindi mi dà una friabilità. Gli dai un po' di, ho capito, un filo d'olio per un po' di morbidezza in più. Esattamente. Molto certosino nel... Eccola qui. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, cosa succede adesso? Allora, adesso, una volta fatto questo, do qualche buco di qua e di là, perché sennò esplode. Mi sono preriscaldato il forno. Ecco, attenzione, Mi sono preriscaldato il forno per una tempistica minore, l'ho portato a 280, sia sotto che sopra, ma anche per i forni casalinghi, cioè di casa fondamentalmente, anche che arrivano a 230, va bene lo stesso, ma saranno tempistiche più lunghe. Bisogna accenderlo prima, quando si arriva a quel punto lì, il forno deve essere già in temperatura. Questo impiegherà 15 minuti, se si utilizza un forno di casa, ci vorranno 10 minuti in più, più o meno. Va bene, allora noi adesso andiamo in pubblicità e rientriamo e vi mostriamo la parte finale di questa focaccia croccante farcita preparata dal nostro amico Armando Scarella. In cucina con lo chef, a tra pochissimo. La nostra focaccia è pronta, si è cucinata in forno, eccola qui. Armando ve la sta mostrando, bellissima Armando, complimenti. Grazie. Allora adesso la devi farcire. Sì. Io vedo che tu ti sei predisposto delle cose, velocemente ci dici? Sì, allora qui c'è la porchetta, abbiamo la bufala campana, basilico, olio e la salsa cheddar. Che è famoso quel formaggio americano. E adesso eccolo la qua, struttura perfetto. Della pizza. Complimenti Armando. La vado ad aprire ancora. Fai venire voglia a me che sono qui e agli amici che ci seguono da casa. È uno spettacolo, complimenti, bellissimo. Ok. Allora. Sei proprio un vero esperto di arte bianca. Vado ad aprire, la consistenza mi rimane anche croccante e fria e anche morbida all'interno, perché c'è la mollica, essendo che era un quantitativo di pasta superiore per poterla farcire. Io ti chiedo solo la gentilezza di correre un po', assolutamente, perché i tempi sono ristretti purtroppo. Okay. E poi Daniele si arrabbia. Tu sai chi è Daniele, no? Assolutamente. E noi abbiamo Paolo, Francesco, Evelina, Daniele, insomma, sono tutto il gruppo di lavoro di In Cucina con lo Chef. Però la nostra attenzione è sempre rivolta al tempo. Assolutamente. Perché il tempo sì. È fondamentale. Vado a mettere la mia porchetta. Okay. Allora, porchetta che tu hai comprato regolarmente in un negozio che assolutamente la preparano e quindi... Sarebbe anche bello e interessante farla a casa, ma ovviamente casalingo... Un giorno mostreremo come si prepara la porchetta. Vado con la mia bufala. Questi sono dei bocconcini di bufala campana. Bocconcini di bufala campana. Che tu non tagli con il coltello, ma stai... Diciamo. Mi piace il rustico. Ti piace, lo rompi con le mani così. Me la vado a riempire. La bufala non l'ho scolata, l'ho mantenuta nel siero. L'hai tenuta nel suo siero, sì, infatti. Questo è. Guarda, questo penso che a metà mattina. Vado e alla fine vado con la salsa. Ecco, a metà mattina questa cosa deve essere. Quindi questo è formaggio americano che si trova. Regolarmente formaggio americano che io ho comunque mischiato creando un topping con l'anduia, un po' di maionese, un po' di senape e poi lo hai frullato sì, e l'hai messo il mio topping a bagnomaria.
Ho visto che lo tenevi... L'ho riportato a temperatura, esattamente. E qui ho la mia focaccia. Vai, vai, farcita. Posizionala pure. Che spettacolo, bellissima. Quel verde che ti sei... E alla fine andiamo a mettere il tocco di basilico. Per chi, a chi piace fondamentalmente. Sì, sì. Si può mettere anche all'interno volendo. Assolutamente sì, a me piace in esterno per una questione di estetica, però va bene. Si può mettere tranquillamente anche all'interno. Filino d'olio esterno, vado addirittura che d'olio. Quando la mangi ti sporchi anche un po' le mani. Vero? Un po' proprio sì. Rustica al 100%. Ok. Amici che ci seguite da casa, questa è la focaccia croccante farcita del nostro amico giovanissimo, a cui noi vogliamo un mondo di bene, che ci presenta sempre cose ottime, Armando Scalella. Grazie Armando, grazie per essere grazie stato con te, noi. Gigi. Rifatela a casa, ne vale la pena. Ciao da Gigi Di Simio, ci vediamo domani, mercoledì, per un'altra puntata, un'altra prelibatezza qui in cucina con lo chef. Ciao ciao! Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa, Azienda Agricola Biologica Petacciato Modesto, San Giuliano di Puglia.